All'interno della confezione del nostro Zeus X-Mesh abbiamo l'atomizzatore che andremo a vedere in seguito, un tank in Pyrex di ricambio da 3,5 ml, un drip tip in ultimo con attacco 810, un sacchettino che conteneva due mesh in I80 da 0,17 ohm e due baffi di cotone pretagliati, un sacchettino che conteneva due mesh da 0,2 ohm in Cantala 1 e un baffo pretagliato perché l'altro l'ho utilizzato, un sacchettino che contiene spare parts vari quali OR di ricambio, viti di ricambio, supporto centrale del deck di ricambio, mola di ricambio, un chiavetto AT con vari inserti e il tool per girare le nostre mesh, lo user manual e qua in alto la warranty card. Cominciamo come di consueto con le misure, dove abbiamo un diametro di 26 mm nella parte bassa che raggiunge in 39 mm nel bubble tank, che ha una capienza di 4,5 ml, e un'altezza dalla base al tip di 49 mm. L'atomizzatore è costruito in acciaio, in questo caso abbiamo la colorazione verde, ma sono disponibili anche altre colorazioni. Iniziamo a guardare il nostro Zeus X Mesh by Geek Vape. Partiamo dalla parte superiore dove abbiamo questo drip tip in derlin con attacco 810 che non presenta nessun R perché l'OR è inserito nel top cap e fa tenuta, quindi potete usare qualsiasi drip tip con attacco 810 che voi vogliate. Non fa assolutamente condensa, non ho mai avuto alcun genere di problema nell'utilizzo. Sicuramente la tolleranza del tip è veramente ottima al punto che si fa spesso e volentieri fatica a rimuoverlo. Per accedere alla zona di refill basta fare un mezzo giro del top cap, abbiamo il sistema classico in stile Siren, molto funzionale. Qua abbiamo queste due asole di una buona dimensione che ci permettono di fare il refill senza alcun problema e il camino che è leggermente più rialzato rispetto ai fori, così che non abbiamo alcun problema di leaking e quant'altro in fase di refill. Qua sotto abbiamo la regolazione dell'aria, si tratta di un atomizzatore con top airflow, quindi con l'aria in alto. La ghiera ha un inizio e un fine corsa ed è tenuta salda da questi due OR che fanno tenuta. Nella parte inferiore abbiamo tutte le schede del caso Zeus X Mesh, CE e smaltimento, designed by Geek Vape, un pin placato oro sufficientemente sporgente come potete vedere per essere montato anche su mod con attacco ibrido. Qua abbiamo il nostro bubble tank che ha una capienza di 4,5 ml che è tenuto saldo da un OR nella parte superiore e un altro che è presente sul deck, si rimuove con assoluta facilità senza alcun problema. Ora andiamo a vedere all'interno della nostra camera, che è composta da due parti. Questa è la parte interna, guardando la restante possiamo vedere le due asole da dove entra l'aria nel nostro atomizzatore, scorrerà qua di fianco per entrare poi nel deck da questi fori, dove abbiamo questi 5 fori nella parte superiore e queste altre due file, una da 4 e una da 5, che vanno a prendere direttamente la nostra mesh. Vi faccio vedere ora come andrà montato, che non si vede da fuori naturalmente, questa campana sul nostro deck. Sarà montata in questa maniera qui, l'aria entrerà lateralmente e la mesh sarà posizionata in questa parte. La campana non è tanto grande, ma l'ingresso dell'aria non è direttamente proporzionale alla campana stessa, quindi c'è un ingresso d'aria veramente molto importante. Questa è una cosa che poi dopo andremo ad approfondire in seguito. Comunque ho ritenuto veramente troppo arioso questo atomizzatore con tutta l'aria aperta. Diamo ora un'occhiata al nostro deck, come vi dicevo prima, qua c'è l'OR che fa tenuta del nostro tank. Il deck ricorda molto quello di altri Atom di categoria simile, quale il Profile Unity piuttosto che il Kylin M. Il sistema di serraggio della nostra mesh è esattamente analogo perché abbiamo questi due morsetti laterali che si andranno a svitare con queste viti con inserto a croce. Andremo a inserire una estremità della mesh da un lato e un'estremità dall'altro, e questo supporto terrà in tensione il cotone sulla mesh per far funzionare il tutto in maniera ottimale. Per quello che riguarda il sistema di alimentazione dell'atomizzatore, abbiamo l'ingresso del liquido che scenderà qua da questa parte
Asura, da questo foro che vediamo lateralmente, scenderà di sotto e risalirà per le asole di alloggio del cotone, che sono comunque molto generose. Anche cotonarlo, dopo lo andremo a vedere meglio, non è assolutamente difficile. È quindi un deck già visto e rivisto che ha qualche leggera differenza rispetto a quelli del Kali'Nam nel profile Unity, perché ha i supporti qua laterali che sono leggermente più stretti rispetto a quelli del Kali'Nam nel profile Unity. Ora procediamo con la rigenerazione del nostro Zeus X-Mesh. Andiamo a prendere il nostro tool in dotazione che ci serve per dare la giusta curvatura alla nostra mesh. Cosa facciamo? Prendiamo il nostro tool, prendiamo la nostra mesh, non facciamo altro che adagiarla sopra per dargli la giusta curvatura. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, abbiamo già in precedenza allentato i due post e andiamo a inserire la nostra mesh da un lato e dall'altro. Una volta inserita, andiamo a serrare prima un lato, poi l'altro. Una volta che abbiamo serrato, il risultato che dovete ottenere è questo, quindi una curvatura di questa maniera. Bassiamo in maniera importante il wattaggio della nostra box, andiamo a fare delle piccole attivazioni per verificare che sia tutto in regola e che la nostra mesh si accenda in maniera ottimale dal centro verso l'esterno. Esattamente in questa maniera. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, prendiamo il nostro baffo pretagliato, andiamo a inserire il simile laccetto di scarpa che abbiamo da un lato, facciamo una leggera pressione sul supporto centrale per abbassarlo un po' e inseriamo il nostro baffo di cotone. Così. Per garantirgli un'ottima alimentazione non occorre esagerare con la lunghezza del baffo di cotone. Faccio vedere, prendete come riferimento l'UR esterno del deck e tagliate così. Ora andiamo a sfluffare il nostro cotone principalmente nella parte finale. Faccio prima un'operazione dal lato, poi dall'altro, così che nel caso abbia tagliato troppo corto il cotone, posso recuperare dall'altro lato. Tagliamo l'eccedenza. Andiamo ad adagiare il nostro baffo nella sua sede, prestando attenzione che sia proprio giusto, giusto appoggiato. Non dovete riempirla un granché, basta veramente adagiarlo. Ripetiamo la stessa operazione anche dall'altro lato. Andiamo a tagliare l'eccedenza e lo adagiamo anche da questo lato nella sua sede. Una volta che avete ottenuto questo risultato, potete inizializzare il cotone. Per bagnare il cotone andrò a utilizzare questo aroma di Iron Vapor, il Cocco EV, che è una crema bavarese al cocco e lime, che vi arriva in una confezione da 15 ml e va fatto al 15%. È un aroma molto articolato con varie note e ho usato questo qui principalmente per fare i test, perché comunque mi ha permesso di poter fare le mie valutazioni su questo e altri atomizzatori. Cominciamo a bagnare il cotone dalla mesh, che è la parte dove avverrà la vaporizzazione, che è quella che sia più importante che sia satura all'inizio. Mettiamo qualche goccia direttamente qua sopra e aspettiamo che se l'assorba tutta. Vediamo proprio che il cotone assorbe e manda dentro il nostro liquido per permetterci di aggiungerne ancora. Una volta che avete irrorato per bene il cotone, aumentiamo un po' i watt, diamo una bella attivazione per vedere che sia tutto in regola. Ora non ci resta che refillare, continuare con il video che non finisce qui. In conclusione, non potevamo non fare un confronto tra questi tre atomizzatori che hanno delle caratteristiche parzialmente molto simili per decretare, tra virgolette, quale può essere per noi uno dei migliori dei tre. Cominciamo guardandoli da fuori a parlare un po' del materiale e delle qualità costruttive. Sicuramente si tratta di atomizzatori che rientrano più o meno nella stessa fascia di prezzo, che va indicativamente dai 30 ai 35 euro, però molti utenti che magari hanno provato tutti e tre potranno confermare che, per quello che riguarda la qualità costruttiva, Van de Vape con il Kali'Nam è assolutamente superiore sia al Vuoto Profile Unity che allo Zeus X-Mesh, non c'è proprio paragone. A livello di solidità e qualità costruttiva è nettamente superiore.
Sono tutti e tre costruiti in acciaio. Andiamo a vedere un attimo le dimensioni di questi atomizzatori, che indicativamente sono comunque abbastanza simili come dimensioni fra di loro. Il profile Unity ha un diametro totale sempre uguale di 25 mm e un'altezza di 48,5 nella versione standard senza prolunga. Il Kylin M ha un diametro nella base, nella parte inferiore, di 24 mm, che raggiunge 34 in corrispondenza del bubble tank, per un'altezza di 42 mm totale, quindi quello un po' più piccolo dei tre. Mentre lo Zeus ha un diametro di 26 nella base, che raggiunge 39 quando abbiamo montato il bubble tank, come in questo caso, è un'altezza che è leggermente superiore a quella del Kylin M. Per quello che riguarda la capienza, il Profile Unity vince, anche se di poco, sugli altri tre, perché è una capienza di base di 3,5 ml, e con la prolunga riesce ad arrivare a una capienza di 5 ml. Il nostro Kylin M ha una capienza di 3 ml con il vetro normale e raggiunge 4,5 con il bubble tank, mentre il nostro Zeus X Mesh ha una capienza di 3,5 che raggiunge 4,5 con il bubble tank. Per quello che riguarda il sistema d'apertura della zona refill, abbiamo lo stesso sistema che abbiamo appena visto con lo Zeus. L'unica pecca, a mio avviso, è che le asole di refill sono un po' più strette. Con alcuni dosatori potreste avere qualche problema, nulla di insormontabile. Il Kylin M ha invece un sistema d'apertura del top cap con un classico filetto. Sarebbe il migliore dei tre perché ha le asole di refill che sono super mega generose, però diciamo il sistema filetto lo rende un po' inferiore, perché sennò raggiungerebbe il top se avesse lo stesso sistema degli altri due. Abbiamo appena visto come rigenerare lo Zeus X Mesh. Possiamo vedere che i deck sono assolutamente molto simili per quello che riguarda il Kylin M sulla sinistra e il Profile Unity sulla destra. Come potete vedere, le placchette sono un po' più grandi. Anche le mesh di serie, sia del Kylin M che del Profile Unity, sono uguali come dimensione. Quelle dello Zeus X sono leggermente un po' più strette. Si potranno usare sul Zeus X anche quelle del Kylin M nel profile, smussando a 45 gradi le estremità, quindi tagliando gli angolini e creando una superficie un po' più stretta. Per quello che riguarda la facilità di rigenerazione e cotonatura, io penso che sia più una questione di qualità costruttiva e quant'altro. Lo Zeus X, per quello che mi riguarda, risulta essere quello più facile da rigenerare e da cotonare per farlo funzionare nel migliore dei modi, perché obiettivamente sono tutti e tre facili da cotonare, però diciamo che il Profile Unity specialmente perdona un po' meno per quello che riguarda la cotonatura. Per quello che riguarda l'airflow, abbiamo il Profile Unity, l'unico dei tre a non avere un top airflow, avere questa asola con questi 5 fori che possiamo regolare tramite rotazione orizzontale. Sia il Kylin M che lo Zeus X Mesh hanno un top airflow. Il Kylin M ha tutti questi forellini che gli danno, a mio avviso, un tiro veramente top. Il problema fondamentale dello Zeus X è che questa asola tanto tanto grande fa entrare un quantitativo di aria che, a mio avviso, è veramente veramente esagerato. Per farlo andare bene bisogna tenerlo almeno alla metà, se no veramente l'aria che entra è troppa. Andiamo alla fine a parlare di quella che forse è la cosa che più ci può interessare, ovvero l'aroma. Considerate sempre che l'aroma incide molto il fatto di come voi abbiate cotonato il vostro atomizzatore. Per quello che mi riguarda, con tutte le prove che ho fatto, dove sono passato a utilizzare principalmente il Coco EV o anche altri liquidi, ho notato che la maggior parte dei liquidi ha un tocco in più come intensità aromatica nel Profile Unity, se rigenerato in maniera ottimale. Anche il vapore generato ha una corposità che i due top airflow che abbiamo nel Kylin M e nello Zeus X non riusciamo ad ottenere assolutamente. Nonostante che, per quello che mi riguarda, come fluidità di tiro e quant'altro, il Kylin M per me è veramente veramente tanta roba. Mi piace un sacco questo tiro smooth che lascia venire fuori. Lo Zeus ha un aroma valido, è leggermente inferiore secondo me con i liquidi cremosi o cremosi un po' composti tipo il Coco EV, ed ha qualcosina in più con i liquidi fruttati. L'ho veramente apprezzato molto con i fruttati perché esalta parecchio. Potrà sicuramente incidere la sua mesh, che magari è leggermente diversa rispetto, come diametro intendo, rispetto a quella del Profile Unity o del Kylin M. Ho rilevato più una propensione ai liquidi fruttati piuttosto che ad altri.
Ho però riscontrato un maggiore heat a parità di liquido, molto più pronunciato nello Zeus X rispetto agli altri due, che è una cosa che talvolta si tende un po' a lasciare stare, ma che ha comunque la sua importanza. È un fattore che tendenzialmente si tende a perdere un po' quella mesh che è tendenzialmente meno uitosa rispetto a una coil classica. Mentre nello Zeus X ho rilevato un valido heat anche per un livello di nicotina che ho utilizzato che non era tanto alto. In conclusione andiamo ad analizzare un po' i parametri di cui vi ho parlato. Sicuramente il profile è quello che ha la resa aromatica più intensa rispetto agli altri due. Per quello che riguarda la facilità di rigenerazione e cotonatura, sia il Kaylin M che lo Zeus X sono quelli più facili da cotonare, che perdonano un po' di più con la cotonatura. Io personalmente preferisco per qualità costruttiva e quant'altro il Kaylin M per quello che riguarda il deck. E anche per quello che riguarda la costruzione in generale, ritengo che il Kaylin M sia superiore agli altri due. Lo Zeus X ha un'ottima resa con i liquidi fruttati, devo dire che mi è piaciuto molto, anche cambiando varie tipologie di mesh. È quello che ha l'heat maggiore, ma anche quello che ha il maggiore ingresso dell'aria, che per me risulta essere un po' troppo. Quindi per farlo funzionare bene, secondo me bisogna tenerlo almeno alla metà. In conclusione, non mi sento di dire che lo Zeus X sia il migliore tank rigenerabile a mesh, ma che tutti e tre questi abbiano delle caratteristiche che li rendono buoni per alcuni aspetti. Non ho nulla da aggiungere, ci vediamo al prossimo video di Vapers. Non ho nulla da aggiungere, ci vediamo al prossimo di Vapers. Direi che non ho nulla da aggiungere, ci vediamo al prossimo video di Vapers for Passion. Ciao, ragazzi!